Nei giorni scorsi, navigando su internet, ho trovato una storiella semiseria che ho voluto pubblicare eh, perché la provocazione che contiene mi sembra molto importante ed è una provocazione incartata di ironia, ovviamente. Oggi ve la leggo e poi cerchiamo di ricavarne qualche conclusione. La storiella dice così, ieri sera mia moglie ed io eravamo seduti a tavola per parlare delle grandi cose della vita. Quando siamo arrivati a parlare della morte, ho detto a mia moglie, non lasciare che io viva in stato vegetativo, dipendendo da una macchina e alimentandomi di cose artificiali. Se dovessi vedermi in questa condizione, toglimi tutti gli apparati che mi tengono in vita. A quel punto mia moglie si è alzata e senza dire una parola ha spento il televisore, il computer, il cellulare e poi mi ha preso la birra. Dicevo che qui non, si, no, non riguarda evidentemente il problema dell'eutanasia, che rimane un problema drammatico e serio. La provocazione raccontata in chiave ironica è qua a dirci che l'uomo contemporaneo vive eh, di tecnologia, ma vive di tecnologia a scapito di quelli che dovrebbero essere i rapporti umani. Eh, quella donna che toglie il computer, che toglie il cellulare, che spegne la televisione, che toglie la birra, è simbolicamente un grido di allarme contro una umanità che rischia di andare avanti con questi strumenti dimenticandosi di vivere con gli altri. Questo è il messaggio che c'è di fondo. Vedete. L'abbiamo detto tante volte che l'uomo contemporaneo ha trovato il sistema per allungare la vita. Fino a non moltissimi anni fa l'età media era 60 anni, 60 quando andava bene, 65, un secolo fa era 48-50 anni, quando uno aveva 50 anni si era povero, vecchio. Oggi l'età della vita si è si è allungata e si allunga di giorno in giorno, sempre di più per la qualità dell'alimentazione, per i servizi che sono resi, per le medicine, quindi per la scoperta scientifica. Bene, la vita si è allungata, ma paradossalmente stiamo perdendo in maniera inversamente proporzionale il gusto di viverla insieme con gli altri. Mi sono chiesto tante volte perché questo? Perché hanno scoperto le, il televisore, il cellulare? No, no, amici cari, il problem, i, problemi di oggi, i problemi di oggi non vanno letti moralisticamente eh, guardandoci eh, dalla bocca al, pa, al naso, cioè in maniera riduttiva e breve. Il problema che stiamo respirando oggi è un problema che viene molto da lontano. È un problema che vorrei dire è il razionalismo che noi progressivamente abbiamo introdotto nella società. Mi spiego meglio. Da Cartesio in poi, passando per l'illuminismo francese, abbiamo esaltato la, la ragione come unico valore di questo mondo. Anche oggi, se voi sentite gli intellettuali che parlano in televisione, la prima cosa che ti dicono, guardi che... Io sono uno insomma, che non crede, però queste robe qua ne parliamo, eh, che è come dire io mi fido della ragione, sa, guardi che io non ho debolezze per, per, le, per le credenze religiose, insomma mettono subito le mani avanti perché un uomo di cultura deve essere un laico, illuminato, razionalista, cioè deve fidarsi soltanto della ragione. Del resto nulla, nulla eh, di, di spettacolare o di strano, sono i discendenti di Voltaire, di Rousseau, di tutta questa gente che ci ha insegnato che prima viene l'intelligenza, anzi viene da sola perché è solo la ragione che giustifica il tutto perché di là non esiste nulla. Ma dopo questa rivoluzione illuminista... È venuta avanti la rivoluzione industriale, nel 1800 si scopre che le macchine sanno fare cose straordinarie, che basta premere un pulsante per fare la rivoluzione nel mondo e anche lì in fondo ci si rende conto che accanto alla ragione ci sono i frutti della ragione, in questo caso la tecnologia, la tecnica. E quindi la macchina che in qualche maniera viene a supportare l'idea che non c'è bisogno di nient'altro se non dell'intelligenza e della macchina. Per venire in tempi a noi più recenti, c'è davanti a noi lo scenario della scoperte, delle scoperte della scienza. E allora ecco. La Dea Scienza che sostituisce qualsiasi altro Dio, perché la Dea Scienza finisce per darci, grazie alla tecnologia avanzata, grazie all'intelligenza degli uomini che applicano la loro mente in queste tecnologie, in questa scienza, ecco che la tecnica e la scienza ci danno tutto quello che serve per vivere. Questo è il vero problema. Eh, noi abbiamo realizzato e non sto demonizzando la scienza e la tecnica, abbiamo realizzato quello che è la tentazione perenne del peccato originale. Cioè decidi tu della tua vita, non hai bisogno di un Dio. Quando deciderai tu, sarai tu stesso come lui, sarai tu stesso Dio. Allora in qualche maniera noi abbiamo fatto in modo che la scienza e la tecnica diventassero il nuovo Dio contemporaneo. Eh, ci domandiamo perché i, i giovani non vanno più in chiesa, perché sono cattivi, ma manco per scherzo. I giovani non ci vanno più perché gli adulti hanno insegnato loro che nella vita per andare avanti non serve Dio. L'importante è avere un buon conticino in banca dei genitori, poi c'è la macchina che ti consente la mobilità, poi c'è la medicina, la scienza che ti consentono tutto, poi c'è la scuola, l'università, quindi che bisogno c'è di Dio? Dio è diventato inutile in questa cultura dove la scienza e la tecnica, figlie di quella razionalità che sta alla base, hanno buttato via Dio. Detta così uno potrebbe dire, beh insomma io vivo anche senza Dio. La verità è che la scienza e la tecnica, prese in maniera unilaterale e non critica, hanno distrutto anche i rapporti umani. Se nella vita per andare avanti basto da solo con la tecnica e la scienza, che bisogno ho degli altri? Che necessità ho di relazioni con gli altri? Allora, il punto di partenza, quella moglie che dice: Bene, ti tolgo i macchinari che ti consentono di vivere. Dice una profonda verità: I macchinari che ti consentono di vivere sono quei macchinari che ti danno l'impressione di comunicare col mondo. Hai la televisione che ti porta in casa tutto, hai il computer dove tu puoi scoprire tutto e di più. I macchinari ti danno la possibilità di una comunicazione virtuale con gli altri, ecco il cellulare, Facebook, Whatsapp e quant'altro. E quindi che bisogno hai tu di vivere con gli altri quando la tua comunione con gli altri è virtuale e non ha più bisogno della fisicità? Io credo, io credo che il problema di fondo che c'è è che noi in questi secoli abbiamo, grazie a questo illuminismo esasperato, che ha celebrato solo la ragione e i suoi frutti, cioè la scienza e la tecnica, eh, noi abbiamo fatto morire l'amore, la capacità di amare. Eh, abbiamo in qualche maniera affossato i sentimenti, abbiamo affossato la passione del cuore. E ci siamo consegnati alle macchine. L'anno della misericordia allora diventa una profetica provocazione. Guardate che la rivoluzione che sta operando Papa Francesco non possiamo giudicarla con categorie sociologiche soltanto, queste lasciamole fare ai giornalisti. Uh, o a qualcuno così a buon mercato, quando si sente dire ma sta venendo avanti la Chiesa sudamericana, sta venendo avanti la Chiesa che restituisce la passione del cuore ai rapporti umani. Papa Francesco dicevo ha una forza che non può venire dalle spalle di un uomo, è una forza di uno spirito che sta portando a un compimento quella rivoluzione cominciata da Giovanni XXIII, portata avanti da Paolo VI quando parla di una Chiesa samaritana, da Papa San Giovanni Paolo II che parla nella dives di misericordia di una Chiesa ricca di, di misericordia come Dio è ricco di misericordia. Sto parlando di, di, di San Giovanni Paolo II che ci consegna la festa della misericordia, del cuore misericordioso del Signore la prima domenica dopo la Pasqua. Insomma, una chiesa che stava camminando su questa nota della misericordia e che trova in Papa Francesco l'esplosione. Che non vuol dire il sei politico, perché la Chiesa in nome della misericordia promuove tutti e non vede più quelli che sono i limiti, non vede più quelli che non sono intelligenti, che non sanno studiare, che non sanno lavorare, che non hanno voglia di fare. No, la Chiesa dice semplicemente dobbiamo restituire a questa umanità la passione del cuore, dobbiamo tirar fuori questa umanità dalle caselle in cui si è resa prigioniera, quelle caselle di un illuminismo razionale che ha finito per farle perdere la passione del cuore. Guardare ogni uomo e ogni donna con la passione del cuore, questa è la misericordia. E questa misericordia, detto laicamente, detto laicamente è spegnere le macchine perché gli uomini tornino a parlarsi e a comunicare tra loro.